Emilia-Romagna. Poi c'è l'applicazione di 26.600 euro dell'avanzo non vincolato al fine di provvedere alla manutenzione dei nuovi locali che sono destinati al temporaneo trasloco degli uffici amministrativi, sapete, quelli di via di Piazza Carducci, che saranno poi anche oggetto appunto di recupero di opere manutentive, di ristrutturazione. Poi c'è l'applicazione di complessivamente di 350.000 euro, di cui 195.489 dell'avanzo vincolato per investimenti e 154.510 appunto per complessivi 350.000 euro dell'avanzo non vincolato, che evita di fare un finanziamento tramite il mutuo sempre per le opere di recupero e riattamento di Piazza Carducci. Poi ci sono numerose altre partite, sono alcune partite di, diciamo che si pareggiano tra loro, quindi sono spostamenti di natura essenzialmente contabile. Cito a caso le spese di qualcosa che riguarda l'IVA e le spese per il melograno. E questo è il contenuto della delibera che siamo chiamati a ratificare, che ha anticipato un paio di mesi l'attuale condizione, l'attuale verifica delle condizioni di equilibrio del bilancio. Se c'è bisogno di qualche integrazione, se vuole dire due parole Chini. Interventi da parte dei consiglieri? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il punto numero 5, ratifica la delibera di giunta dell'Unione numero 68 dell'1 giugno 2017. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1, 2, 3, 4. Allora, Michelini Sara, Boni Alessandro, Virginio Leonelli, Leonelli Virginio e Gianaroli Filippo. 4. Punto numero 6. Comunicazione del Presidente dell'Unione, prelevamenti dal fondo di riserva, primo semestre 2017. Lascio la parola al Presidente dell'Unione, Emilio Muratori. Sì, il prelevamento è di 5.000 euro, è stato definito, deliberato dalla Giunta il 20 aprile e riguarda le spese connesse al funzionamento delle commissioni per l'espletamento dei concorsi. Nient'altro. Punto numero 7. Assestamento generale salvaguardia degli equilibri di bilancio, esercizio 2017-2019, variazione numero 3 al bilancio di previsione 2017-2019. Lascio la parola all'assessore al bilancio Fabio Franceschini. Sì, come sapete il termine per i cosiddetti equilibri di bilancio scadono il 31 di luglio, quindi siamo chiamati a non tantissimi mesi, dopo non tantissimi mesi dell'approvazione del bilancio preventivo, a fare una verifica e quindi a guardare se i conti sono in equilibrio e a prendere i relativi provvedimenti. Probabilmente è una previsione, mi permetto di dire, che sarebbe giusta se riuscissimo davvero ad approvare il bilancio, non voglio dire a dicembre, ma magari a gennaio. Sarebbe una previsione giusta, ma soprattutto per l'Unione, che come sappiamo è un ente di secondo livello e quindi ha necessità anche di raccordarsi con i bilanci comunali, non riusciamo mai ad arrivare alle approvazioni prima della fine di marzo, all'incirca di solito. E quindi a distanza di così pochi mesi, diciamo, c'è questa necessità di provvedere, di guardare, di verificare e provvedere all'assestamento per gli equilibri di bilancio. Segnalo che per questi equilibri di bilancio sono da considerare alcuni, la necessità di alcuni interventi e segnalo particolarmente l'incremento, vado per punti,
l'incremento di spesa che è stato necessario sostenere per la cosiddetta assistenza H, che implica un maggior contributo di 50.000 euro. Abbiamo dovuto provvedere anche a rimpinguare il capitolo relativo al personale dell'asilo nido per 55.129 euro e i contributi adulti e anziani per 70.000 euro. E in realtà si trattano di tagli che furono fatti a tempo del bilancio di previsione, che poi per ragioni diverse ci siamo trovati nella condizione di dover reintegrare. Una riduzione significativa, il secondo punto, una riduzione significativa dell'entrata del melograno di 97.000 euro, legato al decesso di due ospiti che erano, diciamo, godevano evidentemente di contribuzioni importanti da parte dell'USL da un lato e attingevano anche dall'FRNA, che è il Fondo per la Non Autosufficienza. E tuttavia è venuta meno questa contribuzione, la presenza di queste due persone, non è stato possibile diminuire in alcun modo la presenza di personale, quindi anche ridurre le spese. E quindi ci siamo trovati a dover applicare di fatto per la sommatoria di questi primi due punti ben 194.747 euro. Viene applicato poi un avanzo disponibile, una quota dell'avanzo disponibile di 250.000 euro, che sono complessivamente composti quanto a 150.000 euro relativamente a lavori che sono già stati effettuati, che sono, diciamo, per il quale si è trattato di una riduzione di una contribuzione che avrebbe dovuto arrivare dalla Fondazione di Modena, se non ricordo male, ma che in seguito all'esecuzione dei lavori, come è stato spiegato in commissione, anzi alla gara per i lavori, si è ridotto l'importo, perché essendo la gara risultata assegnata con un importo inferiore, si è proporzionalmente ridotto anche il contributo che ha erogato la Fondazione. E questi sono 150.000 euro, e quindi la differenza di contributo di questo contributo che non è pervenuto deve essere integrata appunto dalla nostra Unione. E quanto a 100.000 euro, 100.000 più 150.000 fanno i 250.000 di cui parlavo, sono lavori urgenti, particolarmente di compartimentazione dei locali relativamente ai quali esiste una prescrizione dei vigili dei fuochi, quindi dobbiamo dar corso a questa prescrizione, dobbiamo rispettarla, e quindi dobbiamo prevedere appunto questi 100.000 euro. Poi ci sono, quarto punto, c'è un incremento di spesa sul capitolo 9636 che va al fine di garantire il supporto per il monitoraggio PAES ai comuni di, si tratta di un importo di 17.000 euro, ai comuni di Marano, Savignano, Spilamberto e Guiglia, perché a tali comuni spetta il trasferimento per finanziare tale spesa ed è una redistribuzione che avviene in base al numero di abitanti. La Regione poi ha concesso, ed è un ulteriore punto, quinto punto, la Regione poi ha concesso un contributo sulle politiche abitative di poco superiore a 100.000 euro, che è destinato alle famiglie che non riescono a pagare l'affitto, che i cosiddetti morosi incolpevoli, e che dovrà, relativamente alla quale importo dovrà essere indetto dall'Unione un bando. Segnalo che si tratta di una somma che è destinata comunque ai comuni che hanno un numero di abitanti superiori a 10.000. È poi pervenuto un finanziamento statale per i progetti del servizio sociale professionale di 58.000 euro, poco più di 58.000 euro da applicarsi nel 2017.
più 76.000 euro per il 2018 e 2019, il totale complessivo quindi è 210.795 e sono relativi al cosiddetto progetto PON, che è l'acronimo di Piano Operativo Nazionale per l'Inclusione Sociale, più il cosiddetto Home Care Premium, che finanziano, con i quali riusciamo a finanziare l'assunzione di un assistente sociale e parte della spesa per l'inserimento lavorativo e per l'incremento dell'appalto dei servizi sociali. Ultimi due punti, viene applicato poi in chiusura una quota dell'avanzo disponibile pari a 69.500 euro per il finanziamento del canone di affitto per i locali e fibra ottica, relativamente ai locali nei quali saranno trasferiti temporaneamente i locali attualmente in piazza Carducci. Si tratta di una spesa complessivamente di 130.000 euro e sarà un affitto che durerà per due anni. Speriamo al termine dei quali di avere completamente eseguiti i lavori, e appunto 130.000 euro per l'affitto dei locali e 17.000 euro per sistemare la fibra ottica della quale c'è necessità per far funzionare questi locali provvisori. Ultimo punto, Castelnuovo ha trasferito all'Unione somme per Villa Ferrari. Sapete che Castelnuovo sta accumulando somme proprio per il progetto che ha su Villa Ferrari, e si tratta di una somma di 34.650 euro più ulteriori 21.082 che sono invece destinati al sistema scolastico e che andranno a diminuire il correlativo mutuo che il Comune di Castelnuovo dovrà stipulare. Il fondo di riserva rimane al netto del prelievo prima comunicato dal Presidente dell'Unione, rimane un fondo direi più che tranquillo perché è di 146.000 euro, ripeto, già al netto dell'unico prelievo che è stato fatto, che è di appunto 5.000 euro. Interventi da parte dei consiglieri? Graziosi. Sì, cercherò di essere velocissimo anche perché, come dire, è chiaro che la discussione politicamente più rilevante l'abbiamo fatta a marzo quando abbiamo approvato il bilancio preventivo e la faremo ovviamente tra non moltissimo quando ricominceremo a ragionare del prossimo bilancio previsionale per il 2018. Io mi limito solamente a due osservazioni, se ho capito male i numeri me li ridite perché non è semplicissimo come dire, ascoltare la carrellata, io ho guardato anche il materiale. Beh, ragioniamo, se ho capito bene, di una variazione di 768.000 euro grosso modo. E la maggior parte, diciamo così, delle maggiori spese in qualche modo, poi anche in commissione è stato chiarito che erano spese, come dire, previste da un certo punto di vista, si era stati più prudenti sul previsionale, poi si è, come dire, incrementato sull'assestamento, quindi non erano inattese, diciamo così. In ogni caso la maggior parte delle spese, degli oneri maggiori, si concentrano sull'istruzione, parte nidi e accesso scolastico, e sul welfare con l'articolazione che è stata ricordata. Sul piano investimenti c'è questo contributo maggiore per l'ASP che va a coprire ovviamente il mancato introito dalla Fondazione di Modena. Ma io, così ragionavamo un attimo velocemente anche in commissione, sostanzialmente una parte, Non so darvi una percentuale, però se ho capito bene, una parte non indifferente di queste maggiori spese in qualche modo, quindi spesa corrente, vengono coperte con l'avanzo non vincolato, che da quello che è stato detto in commissione oggi è di circa 126.000 euro, se ho capito bene, se questo
è il numero. Credo che questo sia un punto politicamente rilevante da tenere in considerazione quando andremo a ragionare del prossimo bilancio, così come non è argomento di questa sera, quindi io lo cito solo perché l'ho fatto anche quando abbiamo ragionato del bilancio preventivo, lo voglio ricordare in modo tale che così rimane a tutti in memoria. Io credo e ribadisco vada fatto un ragionamento specifico sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista tecnico sul tema del recupero crediti, sulle modalità e sulle scelte politiche e le modalità tecniche che hanno come riferimento il recupero crediti, perché il fondo per i crediti inesigibili, se ho capito bene, è sul 1.300.000 euro giù di lì, credo sia una cifra, se ho sbagliato me lo dite perché sono andato a memoria, è una cifra abbastanza rilevante che credo imponga a tutti o debba imporre a tutti in prospettiva del prossimo bilancio una riflessione. Quindi io quello che dovevo dire sostanzialmente è questo, e per quello che riguarda il nostro gruppo c'è il voto a favore. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi.